Il metano, carburante autarchico per eccellenza, incomincia ad avere una razionale rete di distribuzione. Da una zona metanifera dell'Alta Italia, il prezioso carburante gassoso sarà avviato per mezzo di tubazioni e sottostazioni di compressione nella grande zona di consumo del Milanese. Il metanodotto è posato lungo una grande arteria di traffico e si svolge su di una lunghezza di 18 km nella sola zona di Milano. Stazione di distribuzione nell'Odigiano. L'officina di compressione. Come si riempiono le bombole? Auto e autocarri caricano metano come se fosse benzina.